Oggi siamo al Cassero. Parliamo di Gender Bender Radical Shock. Ci faremo una chiacchierata con gli organizzatori del festival. Venite con noi a conoscerli. Salve, io sono Daniele Del Pozzo, il co-direttore artistico di Gender Bender Festival. Ciao a tutte e tutti, sono Mauro Meneghelli, anche io co-direttore artistico di Gender Bender. Gender Bender Radical Shock. A cosa si deve questo titolo? Cambiando una semplice vocale cambia tutto il significato. Ovviamente Radical Chic è un giudizio anche alto borghese di chi sta nei salotti su tutto quello che ci circonda. L'approccio nostro Radical Shock vuole essere invece quello di dare delle occasioni a idee, pratiche radicali di effettuare uno shock al nostro pubblico e comunque in generale a tutto quello che succede durante il festival. Radical Shock per noi sono anche le voci delle giovani generazioni, per cui Passing the Bechdel Test è uno spettacolo che dà voce ai nuovi femminismi di una generazione di ragazze che hanno tra i 14 e i 18 anni, quindi è in qualche maniera radicale sentire le loro voci. Radical Shock è anche dare spazio ad artisti e artiste che vengono da paesi e opere anche che arrivano da paesi considerati caldi dal punto di vista sociale, politico, culturale, per cui il Medio Oriente, per cui il Sudafrica, per cui il Sud America. Ecco, questo è Radical Shock. Quali sono gli appuntamenti imperdibili di questa edizione? Allora, l'appena citato Passing the Bechdel Test è sicuramente un appuntamento che ci sentiamo caldamente di consigliare. Un altro titolo che potrebbe essere interessante è Tehran City of Love, è un film che appunto viene da Iran ed è una storia che intreccia tre storie di tre persone, tre personaggi, due uomini e una donna, in quella che è la Teheran di oggi, ed è una sorta di commedia agrodolce molto molto divertente e anche molto profonda, quindi se volete un consiglio, quello è il film da voi. Si potrebbe pensare che con le unioni civili la realtà LGBT sia stata sdoganata. È vero, c'è ancora l'urgenza di raccontarla? L'urgenza c'è in maniera diversa ovviamente rispetto a 50 anni fa o a 20 anni fa o a 10 anni fa. Nonostante questo sentiamo che davvero ci sia un'urgenza, e l'urgenza che sentiamo anche negli ultimi anni nell'organizzazione del festival è quella di mescolare sempre di più la questione delle identità LGBT ad altre questioni, quello che chiamiamo intersezionalità, e quindi possono essere le questioni della provenienza geografica o le questioni dell'intergenerazionalità e come questa cosa viene vissuta da varie generazioni, o così come davvero da posizionamenti di quelli che possono essere nella società da un punto di vista della classe, quindi delle condizioni economiche. Da questo punto di vista la questione continua a essere molto viva. Ma sicuramente le unioni civili sanciscono passaggio determinante nella società, cioè stabiliscono che c'è un atto giuridico che assegna delle persone gli stessi diritti o quasi gli stessi diritti del resto della cittadinanza. Al di là del dibattito, sono d'accordo o non sono d'accordo, c'è un principio riconosciuto dallo Stato. Credo però che il vero cambio sia un cambio culturale. Gender Bender lavora esattamente nel campo culturale e artistico, registra come in realtà la strada da fare sia ancora molta. L'Italia è un paese grande che ancora sta costruendo la sua identità nazionale e culturale, e nascere gay, lesbiche, trans, intersessuali o quello che è significa che hai delle possibilità di fronte a te che sono diverse a seconda della fortuna o sfortuna di nascere in una città piuttosto che in un'altra. Quindi sì, c'è ancora molto da fare. Tra i film in programmazione c'è Female Pleasure, documentario sul piacere femminile e i suoi tabù. Un documentario dichiaratamente femminista. La domanda dunque sorge spontanea: in che modo il femminismo si sta intrecciando alla vostra causa e cosa significa per voi femminismo? Il femminismo si intreccia da sempre alla nostra causa, perché il movimento LGBT nella sua esplosione degli anni 60 è evidente che ha intrecciato il suo percorso insieme ai movimenti femministi, e quindi diciamo che è una sorellanza che esiste davvero da sempre. Anche credo questa edizione del festival, perché sposta in maniera radicale la percezione del fatto che il femminismo possa essere un qualcosa di obsoleto o un qualcosa davvero da streghe, da cattive ragazze.
estere che sono tornate, le strade che siamo anche noi. Sì, c'è un intreccio di contatti, di relazioni, anche di condivisione di visioni per l'agire comune. C'è una sorta di alleanza naturale tra i movimenti femministi e il femminismo che viene elaborato all'interno della comunità LGBT, dove sono gli uomini. Il femminismo non si fa, non lo fanno le donne, ma il femminismo dovrebbero, sarebbe auspicabile che venisse fatto anche dagli uomini. E questo è un invito che faccio, tipo che il femminismo sia qualcosa di intersezionale, non solo per questi due ambiti che lo sentono in maniera, lo vivono in maniera molto particolare, ma anche per quelli che sono l'altra metà del cielo e quindi uomini femministi. Potete spoilerarci i prossimi appuntamenti del Cassero? Allora, spoileriamo un pezzo anche di Gender Bender, una costola di Gender Bender, perché è un nostro progetto speciale, si chiama Teatro Arcobaleno, ed è un progetto appunto realizzato attraverso i linguaggi del teatro e della danza, ma anche di workshop, per l'infanzia, l'adolescenza, le famiglie, gli educatori, insomma davvero guardiamo alle generazioni future con questo progetto. Ci sono diversi appuntamenti fra dicembre e gennaio in particolare, poi Teatro Arcobaleno è una stagione che va fino ad aprile. Segnaliamo in particolare per il pubblico adolescente la trilogia delle identità, che sarà a Modena, e la trilogia di spettacoli teatrali di Liv Ferracchiati, che ragiona in maniera molto interessante, molto anche avvincente e profonda su come l'evoluzione dell'identità in adolescenza si intrecci in questo caso anche un'evoluzione dell'identità di genere. E davvero sono spettacoli che consigliamo caldamente. Quello. Però volevamo ringraziare tutta la squadra di Gender Bender, quindi tutte le persone che ci lavorano, e i volontari e le volontarie che sostengono e che in realtà danno corpo al festival. Quindi grazie a tutti e tutte. Grazie mille a voi per essere stati con noi oggi.